Come già anticipato nel corso del mio intervento in discussione generale, questo provvedimento, che registra per la Lega Nord una valutazione positiva rispetto al fine che è, lo ricordo, la tutela dell'ambiente, per come oggi giunge nella sua formulazione definitiva, contiene delle criticità che vogliamo ribadire ed evidenziare. Prima considerazione, che ripeto, parte dal presupposto che il codice penale va rivisto con estrema cura e attenzione. Nel momento in cui si introducono nuove fattispecie di reato, regola impone che queste debbano essere scritte secondo un principio di tassatività, cioè in modo chiaro e comprensivo. Questo è necessario per evitare che il buon fine dell'introduzione di un reato si traduca poi in un eccesso di discrezionalità e un eccesso di arbitrio nell'applicazione del reato da parte del magistrato. È per questo che per noi il provvedimento, con espressioni troppo generiche e l'uso critico di avverbi e di aggettivi quali l'abusivamente come avverbi, rischia di diventare un grimaldello per ostacolare lo sviluppo economico delle aziende che già hanno difficoltà in termini di competitività ad imporsi sul mercato. Seconda considerazione, che è prettamente politica, la esprimo rivolgendomi ai colleghi di maggioranza ed in modo particolare ai senatori del Partito Democratico. Il partito del Premier Renzi, da un lato, afferma che in questi anni sono stati introdotti troppi reati e quindi ne chiede la depenalizzazione, come avete fatto nei diversi provvedimenti svuota carceri, oppure, per stare all'attualità, come si sta facendo con il decreto legislativo sulla tenuità del fatto, che di fatto con un maxi condono abroga ben 157 reati, garantisce la piena impunità ai delinquenti mettendo ancora più a rischio la sicurezza dei cittadini, e dall'altro lato invece, in totale incoerenza rispetto a quanto andate dicendo e agendo, introducete qui delle nuove fattispecie di reato con delle sanzioni particolarmente alte, anche formulate male, che paiono dettate da una generalizzata logica punitiva e giustizialista. Non esiste che da un lato depenalizzate moltissime fattispecie delittuose e dall'altro lato oggi introducete, ripeto e sottolineo, seppur con un fine nobile, corretto e giusto, altre fattispecie delittuose per il quale il principio di tassatività è inosservato. Una terza e ultima considerazione parte invece dal presupposto che per tutelare efficacemente l'ambiente non bastano nuove fattispecie di reati, ma servono controlli del territorio, fornendo alle forze dell'ordine, specializzate in materia e non, più mezzi e personale adeguatamente formato. Invece, registriamo la volontà del Governo di comprimere con accorpamento, ancorché con assorbimento, il corpo forestale dello Stato e con il Delrio, la riforma Delrio, di smantellare i corpi di polizia provinciale. Ciò lascia presagire che, nonostante l'introduzione di nuove norme penali, l'impatto, la forza di dissuasione e prevenzione e l'efficacia a livello di repressione di certi fenomeni rimarranno comunque circoscritte date le carenze operative sul campo. Per concludere, bene il fine, bene la tutela dell'ambiente per le quali la Lega, lo ricordo, si è sempre spesa, senza però penalizzare, senza però intralciare oltremodo il lavoro dei nostri imprenditori. Male invece, lo sottolineo, l'incoerenza della maggioranza in materia di norme penali. Da un lato depenalizzate, dall'altro invece, temo per pura propaganda, per populismo e demagogia, introducete nuovi reati con tanti elementi discrezionali. Sarà comunque importante, visto anche i rilievi emersi dal dibattito odierno in quelli dei giorni precedenti e delle sedute precedenti e le perplessità emerse
anche da alcuni membri della stessa maggioranza, sarà importante, lo sottolineo, che a breve, ritengo non oltre i due anni di applicazione della legge, fare della stessa un tagliando e valutare seriamente la necessità di apportarvi i necessari correttivi. Comunque, alla luce delle precedenti considerazioni, il gruppo della Lega Nord, come ha fatto in seconda lettura e come hanno fatto i nostri colleghi alla Camera, si asterrà sul voto finale al provvedimento. Ho concluso, Presidente.